Ciao, sono Teresa e oggi vi porto nella cucina di casa mia con un piatto facile facile per tutti i giorni. Avete presente quelle sere in cui avete voglia di qualcosa di buono ma non sapete cosa portare in tavola? Questi involtini di vitello sono facili da preparare ma hanno veramente un tocco in più. E ora scopriamo insieme come. Per prima cosa puliamo le zucchine. Ecco qua, per preparare gli involtini la fesa di vitello è un taglio perfetto, se non doveste trovarlo chiedete consiglio al vostro macellaio. E ora è il momento di passare alla cottura e scopriamo insieme qual è il segreto di questi involtini. Siamo pronti per la cottura, adesso facciamo rosolare uno spicchio d'aglio con un filo d'olio, poi andiamo ad aggiungere le prugne secche che è l'ingrediente speciale di questa ricetta, ci consentiranno di avere un fondo cremoso con un gusto particolarmente dolce che creerà un contrasto con il salato. Le facciamo disfare in padella, eventualmente aggiungendo un goccino d'acqua e una volta che avremo un fondo cremoso aggiungiamo gli involtini, li facciamo rosolare, sfumiamo con il vino bianco e li portiamo a cottura. Lascio rosolare un po' l'olio con l'aglio. Adesso aggiungiamo un goccino d'acqua così otteniamo un po' di crema. Adesso abbiamo la nostra salsa, siamo pronti per cuocere gli involtini. Adesso li facciamo rosolare su tutti i lati e poi regoliamo di sale e pepe. Adesso sfumiamo con il vino bianco. Adesso impiattiamo. Ecco pronti i nostri involtini di vitello con la salsa alle prugne. Facili, vero?